Luca, a che ora abbiamo la riunione con Mauro? Direi che ci siamo. Ci siamo, anche perché già ci sono iniziati i warm-up, quindi dobbiamo sbrigarci. Quest'anno, peraltro, una produzione potenziata. Partiamo però prima dai social. Facciamo un recap di tutto quello che abbiamo. Ci vorrebbe un bel po' di tempo, Chiara. Cerchiamo di fare veramente in fretta. Un sunto. Dai, come hai detto bene, quest'anno la produzione è cresciuta, poi ne parleremo, ma dalla produzione televisiva noi decliniamo tutta una serie di contenuti che vanno a finire poi sui nostri social, che come dicevi giustamente sono diventati una delle parti principali del CIV, di tutto quello che è il nostro progetto di comunicazione. Quindi la diretta Facebook sulle pagine CIV e Federmoto, la diretta Facebook sui nostri partner di Eleven Sport e sulla piattaforma Eleven Sport, la diretta internet su MS Motori, le repliche su MS Motors e le repliche o le dirette sempre sul nostro partner classico di Sky. Ma poi la grande novità di quest'anno: abbiamo Twitch, abbiamo aperto il canale Twitch. Lo sapevi o non lo sapevi? Lo sapevo perché il nostro social media manager è in brodo di giuggiole per Twitch, e spieghiamo come funziona. Allora, io prima ho parlato di dirette delle gare, ma naturalmente le nostre pagine social e i contenuti che sviluppiamo sono contenuti di contorno alle gare, quindi tutta una serie di clip che vengono sviluppate, di curiosità, di backstage, dietro le quinte, di interviste a chi fa parte di questo mondo. Su Twitch abbiamo iniziato a fare una serie di live, quindi le pole position, addirittura stiamo mettendo live come test, il live timing delle prove su Twitch, che è la piattaforma, diciamo, più nuova che esiste nel nostro mondo social. Noi che siamo molto giovani, evidentemente, certo, ci siamo lanciati immediatamente, perché prendiamo un target molto giovane su Twitch. Quindi abbiamo iniziato a trasmettere i live delle gare, ma come dicevo anche tanto altro. E quindi, insomma, poi è tutta una cosa che stiamo sviluppando, quindi non possiamo dire tutto in questo momento. No, non possiamo dire tutto, però effettivamente le novità ci sono, ce ne sono tante altre anche legate proprio al mondo invece della TV, quindi non solo social. Parlavamo prima di Mauro, quindi Mauro Valentinuzzi, che è il nostro regista da tanti anni. Noi abbiamo una squadra molto rodata che ci permette di lavorare davvero in tranquillità, però anche su questo fronte produzione TV, ci sono delle novità. Mamma mia! Intanto, come hai detto, Mauro è la nostra guida, perché è veramente regista appassionato di motori, che conosce meglio il CIV lui forse di tutti noi messi insieme. Questo è un valore aggiunto. Abbiamo una produzione televisiva quest'anno con una società che si chiama NVP, che è uno dei grandi colossi delle produzioni televisive sportive, e non solo, tanto per dirne una, a breve partiranno per Tokyo, perché produrranno un paio di discipline sportive per le Olimpiadi, quindi per il CIO. E tanto altro, Ferrari Challenge. Assolutamente, producono tante gare di Serie A, Champions League, insomma. Sky MotoGP, canale 208, ormai è un nostro partner anche questo storico. La nostra produzione chiave in mano, quindi quella chiusa con la nostra regia, il nostro commento, tutto viene fornita così a Sky, che la prende e la utilizza, come dicono a Sky, come benchmark, perché per le produzioni esterne devono essere come quelle del Cile. Quindi noi, con i nostri mezzi, abbiamo fornito negli anni un prodotto di qualità. Sky manda in diretta quando non ci sono sovrapposizioni con la MotoGP, o in differita al martedì sera, al mercoledì, tutto il programma delle nostre gare del CIV. Insomma, è una partnership che si consolida, quindi è un altro segno della qualità del lavoro che abbiamo fatto e stiamo facendo. Tutto questo nel corso degli anni ha portato a un aumento progressivo del media value del campionato italiano velocità, quindi questo sicuramente è un dato molto importante. Sì, hai detto bene. Tra l'altro possiamo dire che negli anni l'attenzione, come quella di tutto il mondo, si è spostata dai media classici, se così vogliamo definirli, no? Quindi morto la carta, i giornali, a tutto quello che è video, quindi alla produzione, le dirette e i social. Perché i social una volta sembravano quasi un gioco, un divertimento per bambini, in realtà i social sono diventati un aspetto di comunicazione fondamentale. E noi che potevamo fare? Potevamo star lì a aspettare? Noi ci siamo, quindi dovete venirci a trovare, a seguire. Non abbiamo citato prima Instagram, ma abbiamo anche Instagram, che stiamo seguendo con una trentina di migliaia di follower, che stanno sempre crescendo. Quindi immagini, foto, video, atmosfere. E noi siamo in ritardo per la riunione. Via. Seguiti tutti. Mauro. Ciao. Eccoci. Allora. Vai avanti te, Igor. Dunque, riunione organizzativa. Come siamo messi? Bene. Siamo alla prima gara dell'anno, abbiamo una nuova struttura tecnica, stiamo facendo le prove per la gara di oggi pomeriggio. Quest'anno, diciamo, abbiamo implementato la parte tecnica con
una camera in più Super Motion, per cui andiamo a coprire la pista con 13 telecamere. Quindi 13 in tutto? 13 con due Super Motion. Due Super Motion, più una in più. Sì. Quanti siamo? Allora, siamo in totale una trentina di persone. Che andiamo in giro dal mercoledì fino alla domenica, prepariamo la pista, se viene cablato tutto il circuito, poi cominciamo con le prove, se tutto è a regime, e poi si comincia con la gara. Questa è la nostra parte regia con il mixer, mentre da questa parte noi abbiamo tutta la parte dei replay, sono tutte le persone che fanno i replay di tutto quello che succede in gara, fanno tutte le clip emozionali, facciamo tutta una parte per i social che stanno diventando molto importanti. Infatti lo dicevamo proprio prima con Luca, non è che la regia è legata esclusivamente a quello che mandiamo poi in onda in TV, voi confezionate tutta una serie di contenuti. Pare che diciamo tutto, avendo la possibilità di coprire diciamo tutto il circuito, vengono poi estrapolati i replay più belli. Grazie anche a questa nuova produzione ci saranno delle novità importanti, sì, dal punto di vista grafico. Sì, diciamo adesso stiamo cercando per le prossimi appuntamenti, ci sarà il debutto della grafica virtuale che si può usare sia con i piloti, con diciamo la pubblicità, ci sono vari aspetti da sviluppare, ma sicuramente è un passo ulteriore. Ormai è parecchi anni che facciamo il CIV, ogni anno facciamo un gradino per migliorare il prodotto, sempre calcolando che stiamo parlando di un campionato italiano che a livello di produzione internazionale è ad altissimo livello. Io vado a fare le prove audio con i ragazzi. Brava, e poi noi ci vediamo. Ok, perfetto. Mi raccomando. Tu Luca sei a posto? Buon lavoro. Sì, ragazzi, siamo pronti. Ok, via, andiamo.